L'amministrazione Melucci continua a mettere le mani in tasca ai cittadini. Dal 1 luglio cambia tutto. Infatti, per quanto riguarda il borgo, parliamo del borgo, non varranno più, verranno soppressi gli abbonamenti per i parcheggi per i lavoratori del borgo a tariffa agevolata a 25 euro al mese. In buona sostanza ora varranno solo gli abbonamenti a 75 euro. Quindi, signori cari, si paga, si paga, si paga. L'amministrazione comunale deve fare cassa, cassa e cassa. Quindi da 25 euro a 75 euro e potrete parcheggiare in tutta la città, ma dovrete pagare 75 euro, ossia 50 euro in più. Questo va a penalizzare soprattutto i lavoratori meno abbienti. Penso soprattutto ai commessi, ai dipendenti che prendono 4 soldi al mese e che quelle 75 euro incideranno maledettamente, ma si crea un danno a tutti, non solo alle categorie, diciamo ai dipendenti più poveri, ma qui stiamo parlando di un'area estesa, enorme, guardate, un'area in cui c'è, mi trovo qui a Piazza Archita, ma vengono penalizzati i dipendenti pubblici e privati. Ho fatto menzione dei dipendenti privati, ma considerate anche i dipendenti pubblici. Penso qui, per esempio, c'è il museo e poi ancora più avanti noi troviamo appunto la prefettura, l'ex questura e quindi la sezione di polizia, ma potremmo andare ancora avanti, potremmo pensare alla ASL, potremmo pensare alle poste, insomma un casino di uffici pubblici in cui i dipendenti si troveranno a pagare in più. Perché? Perché gli scienziati dell'amministrazione comunale, il signor Melucci, ha deciso ancora una volta di spremere i cittadini come limoni. Questa è l'amministrazione comunale di Taranto, questa è l'amministrazione che si dice a parole di centrosinistra, ma è un'amministrazione che sta, lo ripeto, affossando i cittadini, affamando i cittadini. Questo significa, e che nessuno si scandalizzasse, perché lo ripeto fino alla naso, un commesso che prende 4 soldi, che prende sì e no 700 euro al mese, quando gli hai tolto 75 euro in un mese, voi state praticamente, come dire, sta piovendo sul bagnato. Questa è la verità. I cittadini di Taranto hanno votato Melucci, ora devono purtroppo sbattere la testa contro il muro per capire quanto è stata disgraziata questa scelta, e sperando però che tutti i colpi contro il muro che i cittadini daranno per colpa di Melucci, battendo rovinosamente la testa, chissà quando si andrà a nuove elezioni, se non scuoterà queste menti che si erano offuscate al momento del voto un anno fa.